Bentornati cari amici e benvenuti a questo nuovo video. Per chi arriva qui per la prima volta, io sono Esther, sono Master Reiki del Reiki d'Usui, counselor spirituale e interprete intuitiva di tarocchi, quindi se desiderate uno o più dei miei servizi, contattatemi in privato a uno dei link che vedrete sotto questo video. Allora, con il video di oggi apriremo un portale magico per l'arrivo della vostra fiamma gemella sul piano fisico. Se non l'avete ancora incontrata, se invece l'avete già incontrata e siete in separazione per il suo ritorno. Dunque, una cosa importante da dirvi è questa: la vostra fiamma è d'accordo con voi, vi siete accordati infatti sui piani superiori dello spirito, che rispetterà la vostra scelta delle energie con cui aprirete il portale e si adeguerà quindi volentieri anche a far agire quelle stesse energie, sia nel suo rapportarsi a voi una volta arrivata o ritornata, sia anche rapportarsi a se stessa, ok? Quindi la scelta in questo caso è vostra, perché in questo momento per voi che siete capitati qui è molto importante che siate proprio voi a prendervi la responsabilità di aprire questo portale alle condizioni che sceglierete, in quanto questo aiuterà molto la vostra crescita luminosa e naturalmente la vostra fiamma, in quanto proprio vostra fiamma, ne beneficerà grandemente. Questo video quindi è adatto sia a quanti di voi non hanno ancora incontrato sul piano fisico la propria fiamma, sia a quanti invece l'hanno già incontrata, ma al momento sono in separazione e desiderano quindi un suo ritorno. Allora, le condizioni perché la vostra fiamma arrivi o ritorni sono determinate da tre tipi di energie che sono collegate a ciascun portale, vale a dire tre energie per ogni portale e dovrete accoglierle tutte e tre in blocco, non potete scegliere una sì e una no, ok? Queste tre energie sono espresse rispettivamente da una pietra preziosa, una carta intuitiva e una carta che proviene dal mio mazzo delle pozioni magiche. Allora, la pietra trasporta l'energia di una delle luci del nord, cioè uno dei colori dell'aurora boreale, e rappresenta un invito a far agire quella energia in voi e attorno a voi. La carta intuitiva trasporta un'energia che dovrete lasciare agire in profondità dentro di voi, e la pozione magica è invece l'energia che vi serve per gestire al meglio l'arrivo o il ritorno della vostra fiamma e tutto quello che comporta, in termini proprio di una attivazione di quella energia diretta, ok, dentro di voi nel momento in cui l'accetterete. Perciò, che cosa accadrà alla fine in questo video? Dunque, voi sceglierete uno fra questi tre portali e ascolterete la lettura corrispondente, che vi informerà, fra l'altro, anche su come si disporranno gli eventi per farvi incontrare e sulla direzione verso cui andrete come coppia sul piano fisico. Al termine di ogni lettura chiariremo l'energia della pietra e volteremo la carta intuitiva e anche quella delle pozioni magiche. A quel punto, se sarete d'accordo ad accettare tutte e tre queste energie, e siete d'accordo su quanto vi viene detto nella lettura, quindi vi va bene tutto, se volete potete partecipare a una piccola meditazione velocissima, facilissima, ok? In cui chiameremo la vostra fiamma che attraverserà un portale d'oro e giungerà sul vostro piano fisico. A quel punto tutto quello che voi dovrete fare sarà restare aperti e lasciare che le cose si dispongano perché la vostra fiamma, che ripeto, sarà a quel punto già lì con voi sul vostro piano fisico, ok? Si manifesti anche visibilmente. Cosa vuol dire questo? Diciamo così, avete presente quando noi piantiamo una piantina, ok? Cosa facciamo? Mettiamo il seme di quella pianta sottoterra, quindi il seme non si vede una volta che la terra è ricoperta, perciò non cade sotto i nostri sensi, va bene? Se tu guardi il terreno, diciamo, non vedi la piantina, ma la piantina c'è, non si vede perché non è in superficie, ma esiste sottoterra, ok? Quindi il sottoterra, il livello sottoterra, comunque fa parte comunque dell'aspetto della fisicità, va bene? Quindi cosa facciamo noi?
permettere, diciamo, alla vostra fiamma di passare attraverso questo portale, voi avrete la vostra fiamma lì con voi come se fosse a livello sottoterra, va bene? Cioè, non la vedete, va bene, è chiaro, non potete ancora vederla, ma la sentite, sta lì con voi, cioè è già presente sul vostro piano fisico, anche se ancora non è presente a livello di manifestazione sensoriale. Quindi, cosa vuol dire? Che la vostra fiamma è lì con voi, punto finito, ok? Questo a prescindere da tutto quello che poi a livello sensoriale può apparire, sia ora, cioè nel momento in cui noi la chiamiamo, sia nei giorni seguenti, nel tempo seguente a questo video, a questa meditazione che noi abbiamo chiamato, attraverso il quale video, diciamo, abbiamo chiamato poi questa vostra fiamma. Non fatevi sviare da questa cosa. Se voi accettate tutto quanto, accettate l'energia, accettate la lettura, accettate di chiamare la vostra fiamma con questa meditazione, è garantito che la vostra fiamma passa da lì ed è lì con voi, ok? Poi chiaramente non dimentichiamo che tutti quanti abbiamo la facoltà di decidere di volta in volta a seconda di come vogliamo, ok? Per cui la lettura vi dà un'informazione, diciamo, su quello che è il contesto che è più probabile che si presenterà e con le energie che sono le migliori per voi per farla arrivare qui e farla restare, ok? Poi sta a voi e sta la vostra fiamma, potete incontrarvi e avere una vita felicissima, per dire, e potete anche incontrarvi e potrebbero magari più avanti anche sorgere dei problemi, oppure invece no, no? Potreste essere chiamati a prendere delle decisioni importanti subito, oppure magari queste saranno diluite nel tempo, dipende da un sacco di fattori, ok? Quindi qui non viene detto quello che per forza sicuramente accadrà. Quello che invece viene detto è che per forza sicuramente la vostra fiamma sarà lì con voi. Questo è garantito. Poi come questo si manifesterà dipende, perché voglio dire, per tornare all'esempio di prima, no, il seme è sotto la terra e quello è destinato a venire fuori senz'altro, però se uno poi la terra non la innaffia, si dimentica che è lì sotto, per dire, no? Ecco, ci sono dei fattori che possono intervenire. Voi prendete la cosa come sicura riguardo al fatto che se accettate questa cosa, accettate tutto in blocco e accettate di fare questa meditazione attraverso la quale arriva la vostra fiamma è lì. Tutto il resto è soggetto, diciamo, alle decisioni del libero arbitrio, no? Di quello che viene definito libero arbitrio. Ok. Ora, se alla fine della lettura, per un qualunque motivo, perché non vi sentite di accettare le energie di quel portale, perché non vi sta bene, la lettura, cioè quello che è venuto fuori dalla lettura, o perché magari vi va bene tutto, però vi sentite che non è il caso di chiamarla, questa vostra fiamma, va bene ugualmente. Semplicemente a fine lettura, quando io dirò ok, adesso chiamiamo la vostra fiamma, la facciamo passare da quel portale, voi stoppate il video, basta, non succede niente, potete farlo benissimo, ok? A quel punto o la vostra fiamma non arriva sul piano fisico, almeno in tempi brevi, oppure magari arriva ma per altre vie, d'accordo? Cioè senza che voi la chiamate, ok? Ecco, una cosa anche importante è questa, potete anche cambiare portale se le energie che voi scegliete, scegliendo un dato portale, poi quando verranno, diciamo, associate a tutta la lettura, non vi stanno bene più di tanto, va bene? Ritornate all'inizio del video, cioè a questo momento qua dove ci sono i tre portali su cui voi dovete scegliere e sceglietene un altro, ascoltate la lettura corrispondente e vedete se vi risuona o no, ok? Bene. Quindi scegliete ora uno di questi tre portali, quello ovviamente da cui vi sentite più attratti, e ascoltate la lettura relativa. Quindi abbiamo per il gruppo 1 il portale con il cuore e il rubino, per il gruppo 2 il portale con la stella e l'ametista, per il gruppo 3 il portale con il fiore e lo smeraldo. Ok? Se volete potete bloccare il video. Scegliete pure con calma, proprio mettete in silenzio la mente e fatevi guidare dall'intuito, ok? Respirate lentamente, svuotate la mente dai pensieri e fate la vostra scelta, ok?
Noi ci vediamo e ci ritroviamo fra un attimo, come al solito, con la lettura per il gruppo 1. Preparatevi ad entrare nel magico mondo delle luci del nord. Benvenuti gruppo 1. Allora, come vedete, ci troviamo in questo luogo magico, è un bosco, una radura in un bosco, e il cielo è inondato dai colori dell'aurora boreale. Immaginate di vederne proprio il movimento velocissimo nel cielo. L'aria fredda e purissima. Da quel portale d'oro che vedete lì passerà a fine lettura, quando la chiameremo la vostra fiamma gemella. Cercate di calarvi nell'energia di questo luogo magico, ok? Bene. Allora, adesso passiamo alla lettura delle carte, vedendo come sempre le posizioni prima di tutto il resto. Dunque, intanto queste carte che vedete qui, queste tre, allora rappresentano rispettivamente, qui c'è la vostra pietra che è il rovino, sotto c'è la carta intuitiva, questa è la carta tratta dal mio mazzo delle pozioni magiche. E quella carta che vedete lì, che rappresenta il consiglio delle vostre guide, tratta dal mio mazzo, l'oracolo delle stelle. E qui invece abbiamo i tarocchi. Adesso, queste tre energie, quella della pietra, questa qui della carta intuitiva e quella delle pozioni magiche, sono le tre energie, relative, diciamo, al portale che avete scelto. Quindi a fine lettura, se vi vanno bene quelle tre energie, vi va bene tutto quello che è stato detto qui e volete partecipare alla chiamata della vostra fiamma, faremo questo a fine lettura, potrete partecipare. Allora, le posizioni, quindi dicevo, queste sono le energie collegate al portale, quello lì è il consiglio delle vostre guide e poi qui abbiamo rispettivamente l'energia che la vostra fiamma gemella fa arrivare su di voi dai piani dimensionali più alti dello spirito. Questa carta vi dice quello che più probabilmente accadrà a voi come conseguenza. Poi, questa carta qua invece vi mostra l'energia che la vostra fiamma farà parlare sul piano fisico una volta arrivata o tornata. E questa vi mostra la vostra reazione a questa energia qui. Questa carta vi indica, queste sono due carte direzionali, diciamo, questa vi indica la direzione che prendono gli eventi per far concretizzare sul piano fisico il vostro incontro e questa vi indica la direzione più probabile che voi come coppia, verso cui, diciamo, come coppia voi andrete sul piano fisico. Chiaramente, come ho detto anche all'inizio e dico sempre, ricordatevi che avete comunque sia voi che la vostra fiamma la facoltà di cambiare idea in ogni momento. Bene, queste tre carte qui e anche quella la voltiamo alla fine. Cominciamo con quelle dei tarocchi. Allora, l'energia che la vostra fiamma vi porta dai piani dimensionali superiori, 5 di denari. La vostra reazione, 6 di spade, ok. Poi, l'energia che la vostra fiamma farà parlare sul piano fisico verso di voi, la temperanza, arcano maggiore numero 14, ok. Gli effetti che questo avrà su di voi. Un altro arcano maggiore, il numero 5, il Papa. Poi vediamo qui come si disporranno, ecco, le energie per favorire il vostro incontro sul piano fisico. Ok.
la direzione verso cui come coppia andrete, 9 di coppe. Va bene, allora, questa carta qui, come vedete, allora, indica come significato di base. Questa carta nei tarocchi indica un senso di mancanza, ok? Di tipo economico, ma anche di altro, che coinvolge altri aspetti, non solo quello economico. Però guardate qui, io sono stata colpita da questo angioletto che armeggia con questa benda qua. Secondo me la vostra fiamma dai piani dimensionali superiori vi porta questa energia qui, quella che vi aiuterà a togliervi le bende che adesso magari avete ancora sugli occhi, e quindi a vedere, a rendervi conto che avete già una mano su questo cancello che si può aprire con estrema facilità per darvi l'accesso a una grande abbondanza, perché questi sono denari, parlano proprio dell'aspetto fisico. Quindi voi siete attualmente in una condizione di, diciamo così, di mancanza, che è dovuta soprattutto al fatto che avete gli occhi chiusi, ok? Ci deve essere un qualche ambito della vostra vita, può essere anche sicuramente anche l'ambito economico, ma non è detto che sia quello, ok? Cercate di sentire come vi risuona. Ad ogni modo è questo, vi farà accorgere di questa cosa e vi aiuterà a togliere la benda. Quindi quando voi togliete la benda vi rendete conto che in realtà la situazione in cui vivete, in cui vi trovate, non è così brutta come appare, capite? Perché la mano è già qua, la vostra. Ecco. E infatti, come reagirete voi? Sei di spade. Allora, sei di spade parla di un allontanamento veloce da tutte le situazioni, persone, eccetera, che sono tossiche per voi o che comunque fanno parte di un ambiente che non è più il vostro. Quindi la reazione sarà che voi, in conseguenza di quello che capirete, che non siete poi così lontani da quello che volete, no? E vi sposterete proprio da un'altra parte, attraverserete un fiume, vedete, e andrete sull'altra riva. Guardate qua, stringendo qualcosa che amate. Perché questa è una carta di spade indubbiamente, però questo è un bastone, vedete? E i bastoni nei tarocchi indicano passione, passionalità, e indicano anche cose per cui si prova passione, quindi cose che ci piacciono molto, ok? Sul piano fisico, allora, che energia vi porta la vostra fiamma? Cioè, che energia fa parlare nei vostri confronti? Questa è una carta bellissima, la temperanza parla anche di guarigione. Io sono stata attratta da questa spirale luminosa, vedete, che entra. Questa secondo me, questa donna bellissima, secondo me siete voi. Quindi la vostra fiamma vi aiuterà in qualche modo ad aprirvi, a far entrare la luce dentro di voi, che procederà ad una purificazione, va bene? E quindi eliminazione di tutto quello che non serve, portandovi a trovare un vostro equilibrio interiore, quindi allontanarvi dagli eccessi e centrarvi nel vostro cuore, nella forza, diciamo, dell'energia che sa stare al centro, va bene? Ecco, quindi che evita gli estremi, e in modo tale, perché poi vedete qui cosa c'è, anche questo mi ha colpito, il sole con la corona. Quindi il simbolo della nascita di una nuova era in cui voi e la vostra fiamma siete il re e la regina, ok? Ecco. Quindi l'energia che vi porta è questa, quella che fa parlare sul piano fisico è questa. Bella. E la vostra reazione a quell'energia là? Cioè, quando voi vi purificate, oppure quando arriva questo processo di purificazione, secondo me, con ogni probabilità, voi capirete o accetterete meglio o vedrete come muovervi in questa direzione, accetterete l'idea di diventare, insieme alla vostra fiamma con ogni probabilità, perché poi si lavora insieme, qualcuno che è in grado di guidare altre persone. Cioè una sorta di autorità spirituale, perché io quando ho voltato questa carta sono stata colpita dal volto del Papa. Il volto esprime identità,
Quindi secondo me troverete il modo, se anche magari adesso avete un'idea di procedere in questo senso, però non siete, non riuscite, no, a capire come muovervi, esattamente cosa fare, ecco. In questa, dopo l'arrivo della vostra fiamma, avrete secondo me le idee più chiare e vi arriveranno, io credo, anche proprio gli strumenti per poter fare una cosa del genere, sì. E quindi diventerete, insieme alla vostra fiamma, una guida per altri, una guida spirituale, perché il Papa è un'autorità e una guida spirituale nel mondo. Quindi, questo non vuol dire che voi necessariamente dobbiate abbracciare una, come posso dire, una condizione di guide che parlano di esoterismo, no? Il cui percorso, diciamo, coinvolge l'aspetto esoterico. Non è detto, perché in realtà il Papa è una guida spirituale, ma non ha niente di esoterico questa carta qua. Quindi potrebbe anche essere che voi diventiate guide, ma cioè un punto di riferimento per altri, ecco, per avanzare nel loro percorso, ma all'interno di qualcosa che voi a cui voi volete dar vita, che non ha qualcosa di esoterico, non necessariamente. Potrebbe anche essere, però secondo me è più no che sì. Troverete una via diversa da questo, il che non vuol dire che non possiate poi servire il piano divino, perché chiaramente lo serviamo poi alla fine. Si tratta di scegliere una strada, non tutti fanno la stessa scelta, per fortuna, così le persone possono dirigersi verso quello che amano di più, no? Re di denari, allora, nella posizione della direzione che stanno prendendo gli eventi, o che prenderanno, diciamo, per meglio dire, gli eventi, se voi accetterete il tutto, per il vostro incontro sul piano fisico. Allora, il re di denari è qualcuno che lavora con metodo, con impegno, con costanza, è capace di creare una grande bellezza, una grande abbondanza, una grande stabilità, è l'energia maschile, quindi è rivolta all'esterno, ok? Quindi esprime, diciamo, il concetto per cui le cose si organizzano in modo ordinato e molto concreto, laddove non si parla di una persona individuale, no? Quindi, allora, qui possono esserci anche due eccezioni, secondo me. Una è questa, quella che ho detto adesso, cioè gli eventi cominceranno a muoversi verso il vostro incontro in questo modo, cioè qualunque cosa, persona, ambiente, eccetera, che può servire, che può essere un aiuto per farvi incontrare, troverà concretizzazione sul piano fisico, relativamente a voi, relativamente alla vostra fiamma, ok? Le cose, cioè, si disporranno in modo tale che tutto ciò che serve per farvi incontrare si concretizzerà in modo molto solido, va bene? Ecco. Un'altra invece può anche essere relativa a una persona in particolare, potrebbe essere un uomo, ma potrebbe anche essere una donna, e potrebbe anche indicare in realtà un gruppo di persone, ok, che hanno questa energia qua, cioè qualcuno che si metterà all'opera, va bene, per congiungere voi che vi trovate da una parte e lui o lei che si trova dall'altra e farvi incontrare. Qualcuno che lavora in modo con molta serietà, con molto impegno e con precisione, va bene? Sì, può esserci anche questa di accezione, indubbiamente. La direzione verso cui andrete come coppia, è bella questa, il 9 di coppe parla della realizzazione, diciamo, dei propri sogni, se vogliamo, cioè del raggiungimento, ecco, a parte che parla anche del raggiungimento della propria autostima, ma anche della gioia che deriva dal esporre, vedete quante coppe sono qui sul tavolo, ok? Esporre al pubblico quello che uno ha dentro, a livello di cose che ama, no? Che lo emozionano, eccetera, e ricevere grande successo da parte degli altri, grande riconoscimento. È una carta molto bella questa, è la carta di qualcuno che indica proprio chi si può permettere, diciamo così, il lusso di sedersi, ok, dopo che ha tanto lavorato, e guardare con gioia tutto quello che ha costruito e venire celebrato per questo, ok? Quindi secondo me
come coppia, voi promuoverete innanzitutto in voi come coppia questa energia qua, quindi miglioramento dell'autostima, lavorare per esprimere quello che provate, eccetera. Però siccome c'è anche quella carta là del Papa, è probabile che poi questa stessa energia che voi già avete attivato in voi come coppia la distribuiate agli altri in qualità di guida, capite? Sì, ci può essere benissimo questo aspetto. Ok? Ecco. Allora, queste sono le energie che vi parlano di quello che succede, che può succedere, no? Ecco. Adesso andiamo a vedere invece proprio le tre energie che sono collegate al portale che avete scelto. Cominciamo dal rubino. Il colore è rosso, quindi è collegato col primo chakra, eh? Allora, il rubino è una pietra che, come sapete sicuramente benissimo, perché lo saprete ormai, ci sono tante di quelle fonti di informazione a riguardo. Il rubino è una pietra che ispira passionalità e amore, favorisce gli slanci, l'impulsività, il dinamismo, rafforza anche la capacità di impegnarsi nei propri compiti, quindi di concretizzare, di essere qualcuno che lavora proprio appunto, no? Che lavora nel concreto. Ecco. Questa è l'energia della pietra ed è una. Allora, la finestra sull'alba. Dunque, io solitamente quando giro nelle letture queste carte qua non le commento. Allora, questa è l'energia che dovreste far scendere dentro di voi, però in questo caso mi sento di commentare, anche se molto sommariamente. Guardatela un po'. La finestra sull'alba. Voi siete questa persona che si sta avvicinando a questo grande, bellissimo portale. Tutti questi uccelli in volo, Cosa vi fanno pensare? A me fanno pensare alla libertà, di andare in tutte le direzioni. Il sole che è già lì che si vede, vedete che sta già uscendo da dietro questo angolo qui e vi sta inondando. Quindi l'energia qual è? Apritevi a una nuova era, va bene? Perché è vicina, siete vicini a questo portale qua, apritevi a questo. Ecco, questa è l'energia intuitiva della carta intuitiva. È bella anche questa, che bella. Allora, come dico sempre io, queste carte qua, le mie carte intuitive, sono delle, scusatemi, le mie carte delle pozioni magiche, sono carte che cominciano immediatamente ad agire dentro di voi nell'attimo in cui voi vi aprite e dite sì, ok, accetto questa energia, va bene? In questo caso questa energia, se volete accettarla, deve essere accettata anche, deve essere accompagnata, diciamo, dall'accettazione anche di questa energia che esprime il rubino, ok? E di quella che abbiamo appena letto, va bene? Arcobaleno di fuoco, le tenebre si diradano e la gioia torna nel tuo cuore, la luce ha sconfitto l'oscurità. È una bella energia anche questa, indubbiamente. Ok? Adesso guardiamo, prima di procedere, guardiamo anche il consiglio delle vostre guide. Va bene, vediamo un po'. Ritorno a casa, lo spirito della luce ti sta chiamando a sé. Gli angeli desiderano il tuo contributo al piano divino. Tu come vuoi procedere? Quindi è un invito a riflettere proprio, secondo me. Una volta che sono accettate tutto questo, ecco, apritevi anche alla possibilità di sentire voi, proprio il vostro cuore, la vostra parte intuitiva, collegarvi con la vostra abilità intuitiva per cercare di capire come procedere, ok? È venuta fuori questa carta, quindi con ogni probabilità il vostro è un ruolo di guida, Ecco. Allora, adesso siamo arrivati al punto in cui chiameremo la vostra fiamma. Adesso questa è la lettura che è stata espressa, quelle sono le energie che abbiamo visto. Da quel portale lì sta per passare la vostra fiamma, se volete che passi. Quindi, se per una qualunque ragione non vi va bene questa lettura, non vi vanno bene quelle energie, sentite che non c'è risonanza, eccetera, ecco, potete tornare all'inizio del video e scegliere un altro portale, ok? Se invece vi va bene tutto, però non vi sentite di chiamare la vostra fiamma gemella,
stoppate il video qua. Magari tornateci fra qualche giorno se sentite il bisogno di farlo, ok? Se invece vi va bene tutto, allora preparatevi perché adesso faremo passare da lì la vostra fiamma gemella, ok? Ecco. Bene, prendete dei respiri profondi, ok? Chiudete gli occhi e portate una mano sul cuore e un'altra fra il cuore e la gola, appoggiatela lì. Respirate lentamente e rilassatevi. Sentite nel vostro cuore il contatto con la vostra fiamma. Ecco, ora se volete potete aprire gli occhi e guardare la scena che avete davanti, oppure tenerli ancora chiusi e immaginarla nella vostra mente, visualizzandola. Ecco, la sagoma della vostra fiamma si avvicina. Mi sorride e attraversa questo portale. Vi viene incontro. Una luce bellissima brilla nei suoi occhi e anche nei vostri. Nulla può impedire il vostro incontro adesso. Ecco, la vostra fiamma vi abbraccia, vi stringe a sé, vi bacia. Sentite tutta l'energia del suo amore. Sentite la gioia che fiorisce nei vostri cuori. Siete inondati da una splendida luce rosata. Siete insieme adesso. Siete insieme. Ecco. Adesso, con calma, potete riaprire gli occhi. La vostra fiamma, ok, è lì con voi, sul piano fisico, in questo momento. Che voi la sentiate oppure no, va bene? Ecco. Quindi apritevi adesso alla manifestazione di questo incontro, evitando però di caricare emotivamente l'attesa, perché in realtà non c'è alcuna attesa, capite? Siete già insieme. Quindi la vostra fiamma è già lì, con voi, è già arrivata. Sentite, cercate di sentire fortemente dentro il vostro cuore questa realtà e poi tornate alle vostre normali occupazioni, va bene? Se la mente tende a inserirsi e a cercare di sabotarvi, mollatela lì, va bene? Non date retta alla mente. Centratevi nel cuore, sentite la vostra fiamma lì. Vivete con diciamo tutte le cose che fate normalmente nella vostra vita, vivetele con la sicurezza, con la certezza di averla con voi. Se vi capita di non sentire sempre questo contatto continuo, non è un problema, la vostra fiamma è lì lo stesso. L'importante è che vi apriate a tutto quello che può arrivare, ecco, distraendo la mente e non caricando troppo. Va bene, come con emotivamente appunto, perché altrimenti date alla mente, capite? Cioè date lì alla realizzazione di tutte queste energie, date l'impulso che dice io non sono sicuro, no? Che la mia fiamma sia qui, che la mia fiamma può arrivare. Non è così. Ricordatevi l'esempio che ho fatto all'inizio del seme che sta sotto la terra e che nessuno vede, però c'è.
E la Terra non è che un altro pianeta, la Terra che sta sotto, diciamo, al prato dove poi emergerà questa piantina. Ecco. Va bene, quindi se volete poi più avanti dirmi nei commenti che cosa succederà, oppure o privatamente volete contattarmi, io sarò molto felice di ascoltarvi. Bene, quindi questo è tutto per oggi, chiudiamo qui la vostra lettura, spero che avrete dei riscontri fantastici in tempi molto brevi, ok? Vi ringrazio della vostra attenzione, della vostra partecipazione e come sempre vi do appuntamento alla prossima volta. Un abbraccio di luce per tutti voi. Grazie e a presto. Eccoci qui, gruppo 2. Allora, come potete vedere, ci troviamo in questo bosco magico. Sullo sfondo potete vedere il cielo inondato dai colori dell'aurora boreale. Ecco, cercate di immaginare di vederne il movimento velocissimo. L'aria fredda e purissima, naturalmente notte. Ecco, cercate di entrare nella atmosfera magica di questo bosco qui. Quel portale d'oro che vedete è il portale attraverso il quale entrerà la vostra fiamma gemella quando la chiameremo alla fine della lettura. Calatevi proprio in questa atmosfera. Allora, adesso possiamo cominciare a vedere le posizioni delle varie carte. Dunque, queste tre, la ametista che vedete lì, la carta intuitiva che è sotto e questa che fa parte delle mie pozioni magiche, sono le tre energie collegate al portale che avrete scelto. E per poter chiamare la vostra fiamma dovete accettarle tutte e tre. Adesso le vedremo poi alla fine, nel dettaglio, diciamo alla fine della lettura. Questa carta qui invece è tratta dal mio mazzo L'Oracolo delle Stelle e vi mostra il consiglio o un avviso da parte delle vostre guide. Qui invece abbiamo i tarocchi e le posizioni sono queste. Allora, questa carta qua vi mostra l'energia che la vostra fiamma gemella fa piovere, diciamo così, su di voi dai piani dimensionali superiori dello spirito. Questa carta vi mostra la vostra reazione, come reagirete voi a questo. Questa carta vi mostra invece l'energia che la vostra fiamma farà parlare nei vostri confronti sul piano fisico una volta che sarà arrivata o tornata. Questa carta vi mostrerà come più probabile che sarà la vostra reazione a questo. Poi qui abbiamo le due carte direzionali, precisamente questa carta vi mostra come si disporranno gli eventi una volta che voi avrete accettato il tutto, l'avrete eventualmente anche fatta passare, come si disporranno gli eventi per farvi incontrare. E questa invece vi segnala come è più probabile che voi come coppia procederete sul piano fisico, quindi la destinazione, diciamo, che voi come verso cui voi vi, come coppia sul piano fisico vi dirigerete. Okay. Bene. Queste tre e quella lì la vediamo a fine lettura. Cominciamo col voltare le carte. Allora, Asso di Spade. L'energia che proviene dalla vostra fiamma dei piani superiori. Come reagirete voi? E certo, quattro di bastoni. Sì. L'energia che farà parlare verso di voi sul piano fisico, regina di coppe. Come reagirete voi? Arcano maggiore numero 13, transizione, che è l'arcano della morte questo. Sì. Poi
direzione che prenderanno gli eventi. Sì. O per meglio dire, l'energia che guida, no, la direzione degli eventi per il vostro incontro. Regina di spade. Come coppia, dove andrete? Sì, bello. 8 di coppe. Ok. Allora, l'asso di spade, asso, quindi indica un nuovo inizio. Qui ci possono essere due cose che possono anche, diciamo, unirsi insieme in questo senso. Allora, l'energia che farà piovere su di voi dai piani più alti sarà un qualcosa che promuoverà in voi un cambio completo, va bene? A livello proprio di schemi mentali, di pensieri, cioè cambierete modo di pensare, di vedere le cose da un punto di vista mentale, e sarà un cambio più luminoso. Vedete l'angioletto che porta. E sarà qualcosa che si incastrerà in qualcosa di solido, cioè non sarà un qualche cosa che non avrà poi nessuna ripercussione sul piano fisico. Infatti poi vedo l'altra carta, adesso ci arriviamo. Ecco, questa è una. Oppure, se è necessario per voi chiarire qualcosa con voi stessi, con altre persone, con la vostra stessa fiamma, questa carta qui segnala che questa energia che vi arriva da parte della vostra fiamma vi aiuta in questo, cioè vi aiuta a chiarire le cose, perché l'asso di spade parla anche di chiarezza proprio, a livello di azioni che uno può fare, a livello di parole soprattutto, cioè di parlerete magari, no? Se avete bisogno di chiarire qualcosa, ecco, parlerete. Avrete cioè meno difficoltà, ecco, a dire le cose come stanno, a parlare in maniera aperta e chiara, se adesso l'avete invece questa difficoltà, vi aiuterà in questo, ok? E la vostra reazione, questa carta qui è proprio la carta delle fiamme gemelle, parla proprio dell'incontro e della costruzione di qualcosa di molto bello con la nostra persona del cuore, È una carta che parla di gioia, che parla di momenti molto felici, di qualcosa di solido. Quindi voi vi aprirete ad accoglierla quella cosa lì, secondo me, perché questo faciliterà proprio l'arrivo di qualche cosa che voi amate moltissimo, che state aspettando forse da tanto tempo. Quindi vi aprirete a questa energia qua, va bene? Sì, bello. Non è facile per tutti a parlare chiaro. E poi questa bellissima energia qua che farà parlare su di voi sul piano fisico, bellissima. Allora, qui due cose: o promuoverà in voi questa energia. La regina di coppe è una donna che innanzitutto è una regina, quindi è molto sa esprimere energia di cuore, diciamo, e di sentimenti molto radicata, cioè qualcuno che non ha assolutamente paura delle proprie emozioni, va bene? E salda anche laddove attorno a lei le cose non sono calme, le acque proprio, no? Sono increspate, non sono calme, ma lei è salda. Ha la massima fiducia nella saggezza che gli deriva dalla sua grande carica umana e dalla sua capacità di portare a se stessa e agli altri questo splendido calice pieno di tutti i suoi sentimenti più puri, più veri, ok? Energia femminile, quindi rivolta innanzitutto all'interno, anche se siete uomini, quindi se voi state ascoltando questo video e siete di sesso maschile, questa energia è probabile che la promuova in voi, perché come sapete tutti noi, a prescindere dal nostro sesso, abbiamo sia un'energia maschile che una femminile, ok? Quindi cambio all'interno, cioè voi diventerete più saldi, più forti, anche se magari poi non lo esprimete più di tanto. Oppure la vostra fiamma farà parlare questa energia di sé verso di voi. Siccome questa è una... mi sta arrivando anche questo veramente. È tutto quello che ho detto, no? Questa donna qui. Quindi metterà, come posso dire, a vostra disposizione le sue caratteristiche proprio di persona forte nella sua capacità di amare, ok? E anche nella sua capacità intuitiva che gli deriva però proprio dall'ascoltare il suo cuore.
e quindi anche la sua generosità, anche le sue capacità artistiche, perché ci possono essere anche quelle. Farà parlare questa energia nei vostri confronti, ma questa è una donna che in alcuni casi può essere talmente ben salda nella sua capacità di portarsi verso gli altri a livello di cuore, che può essere in grado di accogliere su di sé, diciamo, l'energia negativa degli altri, purificarla e restituirla appunto più luminosa. Quindi per alcuni di voi potrebbe anche essere così: se la vostra fiamma è una persona molto elevata da un punto di vista spirituale, da un punto di vista proprio di emozioni, di capacità di, come posso dire, che ha una grande forza in questo senso, secondo questa energia, potrebbe anche lavorare, ok, su di sé, prendendo su di sé i vostri problemi e cancellandoli. Ovviamente, siccome siete fiamme, la purificazione di una non può non contagiare anche l'altra fiamma, per cui potrebbe anche essere che se magari la vostra fiamma vede che voi avete difficoltà ad arrivare a certi traguardi che magari lei ha già raggiunto, ecco, lei farà in modo attraverso, potrebbe anche essere semplicemente attraverso la sua forza del cuore, però potrebbe anche coinvolgere altre cose, tipo energie curative, non so, ad esempio attraverso il Reiki o attraverso cose di questo tipo, e purificare, aiutarvi a purificare quella parte di voi che vi tiene bloccata. La conseguenza quale sarà? È questa, ragazzi. La morte parla di fine di un percorso e di inizio di qualcosa di nuovo su un percorso completamente diverso. La conseguenza vostra sarà che voi avrete molta meno difficoltà a spostarvi su questo nuovo percorso, capite? Sia nel caso in cui quell'energia lei la farà parlare in voi, la vostra fiamma, per cui voi diventerete quella regina e quindi non temerete più certe cose, sia facendo quel lavoro di cui ho parlato prima, e quindi aiutandovi, diciamo, a togliere un bel po' di pesi dalle vostre spalle. In quel senso vi metterete su un percorso completamente nuovo, questo sul piano fisico. Come si disporranno, diciamo, gli eventi se voi accetterete questa cosa? Allora, la regina di spade è una donna che è molto intelligente, rigorosa, giusta, ok? È la persona che si applica anche a studi di tipo mentale, è qualcuno che è in grado di portarsi al di fuori delle cose per guardarle dall'esterno e trovare la soluzione migliore a eventuali problemi, è qualcuno che non si fa stravolgere dalle emozioni e neanche, però, nel senso luminoso del termine, diciamo, non si fa neanche travolgere da inquinamenti di tipo mentale, capite? E qui io sono stata colpita anche da questa farfalla sulla lama, quindi le spade sono collegate appunto alla mente, la farfalla simbolo di trasformazione, perciò secondo me qua vi viene detto questo, che le persone, voi stessi anche, con ogni probabilità, la vostra stessa fiamma, persone che sono coinvolte o che possono essere coinvolte nel vostro incontro, cominceranno, diciamo, a cambiare il loro punto di vista con cui guardano le cose dal punto di vista mentale e si allineeranno, ecco, al modo corretto per facilitare il vostro incontro. Ok? Quindi se in voi dovete cambiare qualcosa, verrà sollecitato questo, però anche nella vostra fiamma, anche nelle persone che vengono coinvolte direttamente o indirettamente in queste cose, capite? Questo è quello che, come si muoveranno gli eventi, la direzione verso cui andrete voi come coppia. Allora, questa è un'energia che parlerà innanzitutto in voi come coppia, dopodiché in modo spontaneo o in modo, diciamo così, calcolato, voi la farete parlare anche all'esterno. Questa energia dell'otto di coppe è l'energia di qualcuno che abbandona, vedete, una condizione. Anche se ci sono, comunque vedete qua che le coppe sono belle, sono coppe d'oro, non sono cose brutte, no? Ecco, però la persona si rende conto che per quanto non siano spiacevoli queste coppe, no? Quindi la realtà in cui vive, desidera qualcosa di più.
e quindi si attiva per volgere le spalle a questa condizione e andare verso qualcosa di più elevato. Quindi voi, in pratica, questa è la carta di quello che dice: non mi accontento di quello che ho, c'è qualcosa di meglio, io voglio andare verso questo qualcosa di meglio. Ecco, voi come coppia farete parlare questa energia in voi e poi la allargherete agli altri, ok? Poi il come dipende da voi. Ad esempio, se voi scegliete di essere delle guide, una sorta di faro, no, per gli altri, la farete parlare in un certo modo, cioè con consapevolezza appunto di essere un punto di riferimento importante per altri. Se invece non vi interessa una cosa del genere, semplicemente vivendola dentro di voi come coppia, questa cosa viene, si espande fuori, no? Per cui anche altri poi ne possono usufruire, ok? Allora, adesso andiamo a vedere le tre energie collegate al vostro portale. La ametista, prima di tutto, bellissima pietra. Allora, l'ametista stimola la consapevolezza spirituale, la presa di coscienza proprio della realtà dell'anima, favorisce la meditazione, la concentrazione, favorisce l'efficienza, diciamo, dei processi di pensiero, quindi mentale, no? Il mentale è molto coinvolto qua, in questo senso. Ecco, aiuta anche a superare momenti di tristezza, soprattutto quando sono legati a perdite subite. In genere, diciamo che esalta molto la capacità introspettiva. Okay. Quindi questa è una energia del portale che dovrete scegliere, siete chiamati a scegliere. Vediamo una carta intuitiva. Il vortice arcobaleno. Allora, come ho detto anche nella lettura precedente, io in genere quando ci sono queste carte qua evito di commentare perché sono carte intuitive, però in questo caso voglio farlo. Guardate questo vortice, sono tutti i colori dell'arcobaleno. Il vortice arcobaleno parla di un cambio, è come una sorta di ruota della fortuna, capite? Cioè cambia direzione, gli eventi cambiano direzione e si dispongono in modo da potervi dare molta più gioia, molta più bellezza, capite? Ecco, il vortice arcobaleno parla di questo, quindi l'energia che a cui dovrete aprirvi è questa, cioè aprirvi appunto, guardate qua, guardate qua, aprirvi a qualcosa di meglio, a far cambiare gli eventi, andare da un'altra parte, ok, rispetto alla condizione di adesso, e accettare che le cose cambino verso il meglio, naturalmente, perché è questo che accadrà, ok? Quindi questa è quella intuitiva. Vediamo adesso che carta abbiamo qua, la pozione magica. Allora, la lanterna magica. Un segreto ti viene rivelato, ma per il momento tienilo per te, un messaggio importante destinato a te soltanto. Allora, un paio di cose qua. Dunque, questa qui è una carta che, come sapete, se mi seguite da un po', comincerà da subito ad agire in voi questa energia se voi l'accettate. Ovviamente se accettate questa dovete accettare anche le altre, però, perché in questa lettura particolare, cioè in questo video, diciamo, in questo argomento particolare, è necessario fare così, ok? Quindi qui mi vengono due cose. Una è questa. Se voi state aspettando da parte della vostra fiamma, oppure da parte di qualcuno che in qualche maniera è collegato alla vostra fiamma o a voi e alla vostra fiamma insieme, alla possibilità di un incontro, eccetera, state aspettando un messaggio importante, ok? Questo messaggio arriverà, vi si dice qui, questo messaggio arriverà, ma è destinato a te soltanto, cioè quando ti arriva questo messaggio, quello che dovrai fare è tenere per te quello che ti viene detto qua, perché non è ancora ora di diffonderlo, ok? Oppure potrebbe essere questo, siccome c'è anche questa carta qua, cioè l'energia che di chiarimento di qualcosa, ok, che la vostra fiamma fa scendere su di voi dai piani più alti, è possibile che questo messaggio importante dobbiate essere voi
a darlo alla vostra fiamma, ok? Oppure essere voi a mandarlo a qualcuno che in qualche maniera è collegato alla vostra fiamma, a voi o alla possibilità di stare insieme, capite? Ecco, dopo poi ognuno deve aggiustarselo come meglio crede, perché le letture per la collettività sono così. Ecco, nel caso potete sottolineare appunto che questa, qualunque cosa sia quello che voi direte in questo messaggio, è che qualcosa che viene destinato soltanto alla persona a cui la mandate. Potete sottolineare questo aspetto, ok? Ecco, quindi le tre energie sono queste: la lanterna magica, il vortice arcobaleno e quello che abbiamo appena detto della ametista. Vediamo adesso il consiglio delle vostre guide. Cosa vi dicono? Il sentiero di luce. Hai davanti a te un sentiero luminoso, ma tu solo puoi decidere se vederlo e percorrerlo. Segui la voce del tuo cuore. Ecco. Appunto, cioè, per quanto le cose possano cambiare, debbano cambiare, ok? Per poter far arrivare la vostra fiamma, il percorso è un percorso luminoso. Ecco. Però chiaramente sta a voi, no? Appunto, qua vi viene detto in modo forse anche più marcato che in altri contesti, vi viene detto proprio: dipende da te questa cosa, se vuoi percorrere questo sentiero oppure no. Noi ti diciamo che è luminoso, che è un qualcosa di bello, che ti può dare, può esserti molto utile, può darti gioia, però sta poi a te decidere se percorrerlo oppure no, ok? Ecco. Allora, a questo punto, adesso siamo arrivati al momento in cui chiameremo la vostra fiamma, ok? Quindi, se per una qualunque ragione quello che è stato detto qui non vi risuona, o non volete accogliere quelle energie, o non vi va bene una qualunque cosa, ecco, vi invito a tornare all'inizio del video e vedere se vi chiama qualche altro portale. Se non vi chiama nessun portale, il problema non c'è, non scegliete e buonanotte. Se invece vi va bene tutto quello che vi viene detto qua, che vi è stato detto, e però per una ragione vostra qualunque non volete, non vi sentite di voler far entrare da là, da quel portale, la vostra fiamma, non c'è problema, accettate queste energie, però stoppate il video qui e non continuate. Se invece vi va bene tutto, siete disposti ad accettare in blocco tutte e tre quelle energie e tutto quello che viene detto qui, allora preparatevi, perché adesso procediamo a chiamare la vostra fiamma, va bene? Ecco, quindi allora, chiudete gli occhi e portate una mano sul cuore e un'altra, posizionatela fra il cuore e la gola. Respirate lentamente e profondamente. Rilassatevi. Cercate di sentire il contatto con la vostra fiamma. Ecco, ora aprite gli occhi. Ecco, potete aprire gli occhi e guardare proprio quel portale lì, oppure vedere la scena così com'è e, chiudendo gli occhi, riprodurla nella vostra mente, come preferite. La sagoma della vostra fiamma si avvicina al portale, vi sorride e lo attraversa, vi viene incontro. Una luce bellissima brilla nei suoi occhi e nei vostri. Nulla può impedire il vostro incontro adesso. Ecco, la vostra fiamma vi abbraccia, vi stringe a sé, vi bacia. Del suo amore, sentite la gioia che fiorisce nei vostri cuori.
siete insieme adesso. Siete insieme. Siete insieme. Ecco, ora con calma potete riaprire gli occhi e ritornate in questo vostro spazio fisico e diciamo alle vostre normali attività una volta conclusa questa lettura qua. Allora, come ho detto in apertura, ecco, la vostra fiamma condivide con voi ogni momento del vostro tempo e ogni esperienza sul vostro piano fisico da adesso in poi, perché è già lì con voi, va bene? Ecco. Quindi apritevi adesso alla manifestazione di questo incontro, ok? Ed evitate di caricare emotivamente l'attesa, no? Il tipo, ah, speriamo che arrivi, che non ci metta troppo tempo, ma perché non succede niente, eccetera, eh? Perché in realtà non c'è alcuna attesa, va bene? Siete già insieme, la vostra fiamma è già arrivata, quindi cercate di sentire fortemente dentro il vostro cuore questa cosa come una realtà incontestabile, va bene? E poi tornate a svolgere, diciamo, le vostre normali occupazioni, se è il caso, distraendo la mente, va bene? Perché se poi la mente si mette in mezzo e cerca di inserire dei dubbi, dicendovi qualcosa appunto tipo però sì, hai fatto sta cosa, ma chi lo sa se arriva, non è mica certo, e questo e quello e quell'altro, ecco, lasciate stare. Riducetela al silenzio, distraetela, fate altre cose, pensate ad altro, e anche emotivamente, se volete far parlare, diciamo, la vostra emotività, fatela parlare in modo luminoso, cioè sentendo, va bene, che la vostra fiamma è già lì e che tutto questo si realizza di sicuro se voi lo volete, va bene? Ecco. Apritevi a questo, io spero che sia, che potrete vedere dei risultati molto vicini nel tempo. Potrebbe anche volerci un pochino di più, ma non è un problema, perché si parla di manifestazione, capite? Non di arrivo della vostra fiamma. La vostra fiamma è già lì con voi, ecco. Quindi cercate di abituarvi a sentire questa come una realtà, perché quando voi la sentite come una realtà, questa realtà prende corpo anche a livello di manifestazione. Come ho detto in apertura, quando noi mettiamo un seme sottoterra, il sottoterra non si vede da chi guarda la superficie, ok? Quindi tu non puoi vedere il seme, se non sai che c'è, non puoi sapere che lì c'è la piantina, e quindi se ti devi fidare di quello che vedi, dici non c'è niente, ok? Ma in realtà c'è il seme, è sotto. Quindi la vostra fiamma adesso è come se fosse sotto terra, va bene? Cioè a un livello un po' più basso della manifestazione, ma è lì con voi. È questo che dovete cercare di capire, d'accordo? Bene, a questo punto, come vedete, la vostra lettura è finita. Spero che vi sia stata utile e che vi sarà molto utile anche in futuro, proprio in termini di non solo di accogliere quello che arriva, ma proprio di diventare più forti voi, cioè affidarvi di più proprio di quello che sentite, di quello che provate, ok? Bene. Se vi va di dirmi nei commenti come poi andranno le cose, sia pubblici sotto il video sia privatamente, io ne sarò molto contenta. Ecco, quindi grazie anche in anticipo per tutte le segnalazioni e condivisioni che farete di questo video. Bene, siamo arrivati dunque alla fine, io vi ringrazio della vostra attenzione e della vostra partecipazione e come sempre vi do appuntamento alla prossima volta. Un grande, grande abbraccio di luce per tutti voi. Grazie e a presto. Benvenuti gruppo 3. Allora, come potete vedere, ci troviamo in un bosco magico. Sullo sfondo vedete il cielo inondato dai colori dell'aurora boreale. Ecco, immaginate di vederne il movimento velocissimo, se ci riuscite. L'aria è fredda e purissima. Da quel portale d'oro che vedete lì passerà la vostra fiamma gemella
quando la chiameremo al termine della lettura. Ecco, cercate di calarvi nell'energia di questo luogo magico, va bene? Quanto più potete. Bene. E adesso passiamo alla lettura delle carte. Allora, innanzitutto qui abbiamo queste due carte che sono provengono dal mio mazzo delle carte intuitive. Sono due e non una, perché solo per voi, le altre due letture no, ma per voi, intanto che le mescolavo, mi è volata via una e quindi ho deciso di prenderla comunque. Okay. Quindi contano come se fosse, diciamo così, una sola carta. In realtà sono due con due energie diverse, immagino, perché una l'ho vista ma l'altra la vediamo adesso, ma fanno parte, diciamo, del gruppo che dovete scegliere di accettare in blocco oppure no. Questa qui fa parte delle mie pozioni magiche e anche quella è abbinata, diciamo, a questo gruppo qui e all'energia della pietra che è abbinata al vostro portale, che è lo smeraldo. E queste le vedremo alla fine, insieme anche a questa qui, anche questa vedremo alla fine, anche se non fa parte di queste energie, diciamo, collegate al portale, nel senso che dovrete accettarle per tutto. Quello è un consiglio che proviene dalle vostre guide, ok? E lo vediamo alla fine. Qui ci sono le posizioni invece delle carte dei tarocchi e vediamo subito. Allora, questa carta qua vi segnala l'energia che la vostra fiamma gemella farà piovere, diciamo così, su di voi, dai piani dimensionali superiori dello spirito. Questa è la vostra reazione, come reagirete voi. Qui ci sarà l'energia che invece la vostra fiamma gemella farà parlare nei vostri confronti sul piano fisico, quando arriverà o tornerà da voi. Questa vi indica invece la vostra reazione più probabile. Queste due carte qui sono le carte, diciamo, direzionali, ossia questa carta qui vi indica come si disporranno gli eventi una volta che voi avrete accettato tutto, per favorire il vostro incontro, va bene? Cioè l'energia che guida il muoversi degli eventi perché voi due possiate incontrarli. Questa qui invece vi indica la direzione più probabile verso cui come coppia potete andare, andrete, diciamo, una volta che vi sarete riuniti o uniti. Okay. Non dimenticate che esiste comunque la facoltà di cambiare idea sempre, qui ve lo dico sempre, vi vengono date semplicemente delle informazioni per quanto riguarda la cosa più probabile, stando le energie come stanno in questo momento e se voi le accettate. Okay. Allora, cominciamo a voltare le carte. Vediamo cosa vi farà piovere. Il mago. Sì. Poi come reagirete voi? Due di spade. Ok. Sì. Sul piano fisico cosa promuoverà? Oh, che bello, l'arcano maggiore numero 19, il sole. Bellissimo questo arcano qua. Ok. Come reagirete voi? Un altro arcano maggiore, il numero 20, il giudizio. Bellissimo anche questo. Poi, la direzione che prenderanno gli eventi per farvi incontrare. 10 di denari. Ok. Come direzione verso cui andrete più probabilmente come coppia. Interessante, un altro arcano maggiore, il 15, numero 15, materialismo, che è l'arcano del diavolo. Ok. Allora. Dunque, secondo me la vostra fiamma farà piovere dall'alto, diciamo, su di voi la consapevolezza
che voi potete essere questo mago, cioè che siete qualcuno che è in grado di realizzare cose bellissime, infinite cose bellissime, facendo collaborare, usando diciamo tutti gli strumenti che ha a disposizione, facendo collaborare il cielo e la terra, nel senso che potete decidere di mettere all'opera il vostro potere di essere che congiunge due mondi, va bene, per portare sulla terra e farlo splendere qui i sogni che voi avete in cielo, capi? Sì. E questa carta indica anche, nei tarocchi classici, diciamo, indica anche proprio un nuovo inizio, okay? Un inizio pieno di grandissime possibilità, ok? Ecco. E come reagirete voi? È abbastanza normale questo. Dunque, qui ci sono due interpretazioni che mi arrivano. Allora, io sono stata colpita anche da questi, da queste due spade, vedete, conficcate in questo ceppo qua. E quest'uomo che le guarda, anche questo, le guarda e riflette, no? Quindi, secondo me, quando arriverà a voi la consapevolezza tramite questa fiamma, diciamo, vostra, che voi potete essere quel mago lì, la cosa, secondo me, sarà talmente, non voglio dire scioccante adesso, però molto impattante su di voi, per cui sarà talmente impattante che vi potrebbe portare a una reazione di questo tipo. Al momento vi bloccate, no? Come dire, caspita, ma io posso fare veramente tutto quello, ma no, ma non è possibile. Cioè, lo scoprire che potete essere così potenti potrebbe, almeno all'inizio, fungere da freno in voi. Puntate un po' i piedi, no? Come dire, ma no, aspetta, non è possibile, no? Non voglio dire che tendete a rifiutarla, però diciamo che puntate un po' i piedi, siete un po'... non vi sentite immediatamente, potreste non sentirvi immediatamente a vostro agio, quindi avrete bisogno di, come dire, digerire, no? Questa informazione che voi sentite così forte, va bene? Oppure potrebbe anche essere che l'accettate invece subito questa cosa, e siccome l'accettate e scoprite che potete veramente fare tutto quello che volete, a quel punto vi prenderete il vostro tempo per riflettere su che cosa, su quale via scegliere per realizzare quello che volete, oppure ancora su che cosa veramente volete realizzare, oppure ancora, o forse anche tutte e tre queste cose insieme, comincerete a guardare i vostri schemi mentali che sono bloccati, no? Che vi tengono bloccati fissi, cioè gli schemi mentali a cui avete attribuito sempre tanta importanza, o che avete semplicemente, come posso dire, avete contribuito a tenere in vita, no? Semplicemente con l'accoglierli in maniera anche automatica, una sorta di automatismo, comincerete a guardarli in un altro modo, perché comincerete a, come posso dire, a vederli da fuori, capite? Quindi questa energia che vi manderà la vostra fiamma vi farà capire che voi potete fare qualunque cosa, ma che per fare qualunque cosa dovete cominciare a lasciar perdere quello che non serve più, capite? E a vedere invece come utilizzare, magari in modo completamente nuovo, qualcosa che invece può servirvi ancora a livello di schema mentale, va bene? Ecco, non so se mi sono spiegata, spero di sì. Sul piano fisico, allora, cosa accadrà? Il sole, questa è l'energia che lui o lei, insomma la vostra fiamma, farà parlare nei vostri confronti, ok? Scusate, ma c'è una mosca che gira. Allora, questo sole qui parla di completa apertura. Completa apertura, parla di gioia, parla di grande felicità, grande benessere, va bene? Quindi la vostra fiamma potrà far parlare in voi questa energia, cioè tirare fuori in voi, ad esempio, se voi siete dei tipi che non siete un po' resti a portare fuori tutto quanto, no? Quando avete magari delle cose che vi piacerebbe comunicare, non siete molto aperti da questo punto di vista, nel momento in cui invece questo può essere utile per voi, per la vostra felicità, eccetera, verrete aiutati a farlo, perché è probabile che lui sia, lui o lei, insomma, la vostra fiamma, sia qualcuno che poi sul piano fisico non si fa problemi a tirar fuori questa energia qua, capite?
e quindi la riversa su di voi. Se deve, è il tipo, voglio dire, che vi parla apertamente, va bene, che fa apertamente cose che vi rendono felici, ecco. E questa stessa energia la tira fuori in voi, per cui voi sarete portati a fare altrettanto, va bene? Ecco. La vostra reazione a questa energia qual è? Bellissima questa, perché il giudizio parla di qualcuno che guarda, vedete, questa persona che ha questo alone che viene, richiama l'alone del libro, e ci sono altre persone, ma lui non le guarda, sta guardando invece quello che gli interessa veramente. E di questo ciò di cui parla il giudizio, cioè l'andare per la propria strada facendo quello che amiamo fare e non dando più importanza all'opinione degli altri, ok? Quindi vi aiuterà, la vostra reazione a quell'energia lì sarà che voi finalmente comincerete a sentire molto di più la vostra forza, proprio in termini di un vado dove io voglio e se gli altri sono d'accordo bene, se no che si arrangino. Quindi troverete non solo la vostra via, ma il modo anche di percorrerla. Secondo me sia per quanto riguarda la vostra vita individuale, sia per quanto riguarda la vostra vita di coppia. Allora, qui è interessante anche questo. Come si muoveranno gli eventi? Questo 10 di denari parla di tradizioni, di regole che vigono all'interno di un gruppo di persone, che può essere una famiglia, ma può essere anche un qualunque altro gruppo di persone, può essere anche un ambiente molto più allargato. Tradizioni cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono credenze che tendono a ripetersi sempre uguali nel tempo, va bene? Io sono stata attratta da due cose, quest'uomo che guarda fuori e questo bambino. Allora, per cui secondo me voi, la vostra fiamma, tutte le persone coinvolte, okay, nel vostro futuro incontro, tutti voi venite messi in condizioni di uno, okay, guardare non all'interno di queste regole e di queste convenzioni qua, scusatemi, questa mosca mi sta facendo dannare, ecco. Ecco, dicevo, verrete messi in condizioni di non guardare qui all'interno di quello che già conoscete, ma vedete quest'uomo che guarda fuori, quindi cominciare a muovere lo sguardo verso l'orizzonte fuori da questo ambiente, ok? Oppure due, questo bambino. Il bambino cos'è? Il bambino è qualcuno che non ha costrutti mentali, capite? Cioè che sa guardare con gli occhi dell'innocenza, cioè della purezza, ok? Che sa guardare appunto alle cose con riconoscendo dove sta la verità, per cui questo bambino è in grado di guardare alle regole che vigono all'interno di questo ambiente, cogliendo quelle che sono veramente allineate a quello che lui vuole e allora dando voce a queste, magari anche interpretandole in maniera creativa, perché dopo tutto è un bambino, e lasciando perdere quelle che invece non sono allineate a quello che lui vuole, ok? Quindi sia voi, secondo me, che la vostra fiamma, che tutte le persone coinvolte nella possibilità che voi due vi incontriate, comincerete a guardare i vostri rispettivi ambienti in questo modo, ecco. Questo faciliterà il vostro incontro. Sì. Ed è bello anche questo, perché il materialismo, cioè il diavolo, è un arcano maggiore che parla di schiavitù. Vedete quest'uomo che è incatenato mani e piedi, ha visioni però distorte degli aspetti della vita. Vedete questo bastone che ha foglie che stanno morendo, la spada che è tutta storta, eccetera, eccetera, vedete? Ecco. Però io quando ho girato la carta sono stata colpita neanche tanto da questo arcobaleno, ma da questa luce. Vedete che c'è una luce che splende dietro quest'uomo incatenato qua. Quindi secondo me, cosa vuol dire questo? Che questa condizione di schiavitù, ok, è una condizione che è fasulla, perché corrisponde a qualcosa che a livello di luce luminoso non c'è. Quindi voi come coppia sarete in grado di andare oltre, secondo me, le visioni, varie visioni distorte della vita che possono tenervi ancorati dove non volete stare, riconoscendo che questa condizione in realtà è solo apparenza e nasconde la realtà che è luce, che sta dietro. E voi farete parlare questo,
in voi due come coppia, e se deciderete di diventare delle guide per altri, estenderete questa cosa ad altri in maniera, diciamo, magari anche più consapevole, più mirata, ecco. Se invece non volete diventare delle guide per altri, sarà comunque questa energia che, parlando in voi come coppia di fiamme gemelle, verrà poi a diffondersi tutto attorno a voi, ok? Ecco, perché dopo è così che funzionano le cose, no? La separazione non esiste, per cui le cose saranno, prenderanno questo aspetto qua, secondo me, sì. Adesso vediamo un attimo queste due carte, perché una era Alessia, ecco questa, ah, i diamanti del cielo, l'altra. Allora, facciamo una alla volta, eh. Questa è quella che è saltata fuori. Alessia in greco antico significa verità. Guardate questa donna, guardate la decisione che c'è nel suo viso, come stringe questa spada dritta, questa è la spada della verità. Ora, io nelle carte intuitive normalmente non le commento, proprio perché sono intuitive, però in questo caso, come ho fatto anche con le altre due letture, mi sento di farlo. Quindi guardate questa donna, no? È come se fosse lì a dire: io so dov'è la verità, mi fido della verità e di quello che sento, ed è questa quella che seguo, tutto il resto non conta nulla. Non mi faccio scuotere, cioè, dalle illusioni della mente, dalle credenze degli altri, dalle cose che apparentemente non stanno andando come io voglio. Io so ascoltarmi, so dov'è la verità per quello che sento, la verità per quello che voglio. E lì resto, ok? Ferma e salda quanto più posso. Ok? Questo dice. E questa, guardate, questa, secondo me questa si riaggancia in parte anche a questa, all'interpretazione che ho dato un attimo fa di questo bambino, ok? Perché questa la vedete che è una bambina, i diamanti del cielo. Cosa sta facendo questa bambina? Ha in mano una bottiglia dove ha già collezionato le stelle luminose, ed è lì con la mano sulla stella più luminosa di tutte, che splende nel cielo. Cosa vuol dire? Se voi vi allineate di nuovo all'energia del mago, guardate, del mago potentissimo che esiste in ogni bambino, ok? Perché non ha costrutti mentali, perché non ha l'ego che intralcia, eccetera. Cosa potete fare? Potete accorgervi che tutti i vostri sogni, anche i vostri sogni più belli, sono in realtà un passo da voi, perché vedete che la bambina sta prendendo questa stella, c'è già arrivata con la mano, vedete? Ok? Quindi non rinunciare ai vostri sogni, ecco. Ritornate, recuperate la purezza e la saggezza, se volete, il potere divino che c'è nel fanciullo che siete stati, o che magari non siete stati più di tanto, ma che invece vuole uscire in questo momento, e dategli spazio, perché quello sarà quello che vi permetterà di andare a prendere i sogni più elevati, più belli, più luminosi che ci sono nel cielo, e collezionarli dentro, portarli sulla terra per la gioia vostra e di tutti, capite? Ecco. E anche qui ritornano, come dicevo, la capacità dell'innocenza del bambino che sa quello che può servirgli o quello che non gli può servire, e lo sa perché lo sa istintivamente, non perché ci ragiona su. Quindi queste sono queste due energie quantitative. Adesso vediamo questa. Oh, che bello! Magia anche qui, eh? L'unicorno, un meraviglioso dono di luce, arriva a te in modo inatteso. Lo accogli con gioia e gratitudine. Che bello, eh? Aprirvi a questo, aprirvi all'arrivo di qualcosa di meraviglioso. Questa carta intuitiva, questa carta delle pozioni magiche, se voi vi aprite in modo particolare con le pozioni magiche ad accoglierla, questa carta qui, quello che viene detto qui, comincia subito ad agire in voi. Quindi voi sarete già predisposti ad attendere questo dono, ok? Con l'animo del fanciullo che sa che il dono arriva, non con quello dell'adulto che comincia a dire: ma allora arriva sto dono? No, che io non vedo niente. Capito? Ecco. Ok. Vediamo adesso cosa vi dicono le vostre guide. Oh. Il velo di Maya.
Le cose non stanno come sembrano. Resta aperto a cogliere eventuali messaggi in qualsiasi forma si presentino, probabili persone false attorno a te. Allora, dunque, questa cosa qua non è così brutta come appare, va bene? Perché ad esempio, se voi pensate, che so io, che attualmente la vostra fiamma, dico ad esempio, che la vostra fiamma non abbia ancora raggiunto determinati livelli di consapevolezza, no? Di comprensione di quello che deve comprendere, eccetera. Qua vi viene detto, guardate che le cose non stanno così. Quindi potrebbe anche aver capito più di quello che appare, d'accordo? Potrebbe essere consapevole anche di molto di più di quello che sta arrivando, diciamo, ai vostri occhi, no? Per cui in questo senso, no? Quindi apritevi a cogliere eventuali messaggi che possono arrivare in qualunque modo, anche attraverso sincronicità, attraverso i sogni, ok? Che vi colpiscono in modo particolare. In più, se avete attorno delle persone false, ok, qui vi si avvisa che potrebbero esserci, che queste persone false, guardate un po', Alezia e il velo di Maya, la verità, voi stringete la spada della verità. Cosa succede quando stringete la spada della verità? Che le scoprite le persone false e le lasciate perdere, capite? Quindi questo qui è un avviso più che un consiglio, secondo me, ecco, poi regolate di voi. Adesso parliamo anche di questa pietra qui, che è lo smeraldo, che è associata al vostro portale. Allora, lo smeraldo stimola la crescita interiore, va bene, la sensibilità e il senso estetico, il desiderio di pace e armonia, promuove la perseveranza e favorisce l'amore e la concordia nella coppia, anche fra l'altro, per cui è adatto. Spinge a vivere più intensamente la propria vita, ma proprio secondo la vibrazione del cuore, di quello che uno ama veramente fare, di quello che desidera, il portarsi verso gli altri, no? Ecco. Quindi, se voi, adesso come vedete, siamo arrivati in pratica alla fine di questa lettura, va bene? Quello che vi viene richiesto qua è di accettare tutte e tre queste energie qui, che sono questa della pietra, dello smeraldo, più le due delle carte intuitive e quella dell'unicorno, ok? Se accettate queste tre energie, cioè le lasciate, accettate di farle parlare in voi e vi va bene quello che è stato detto qui, e volete chiamare, diciamo, la vostra fiamma attraverso il portale, adesso fra un momento preparatevi, perché fra un attimo faremo questo, la chiameremo. Se invece per una qualunque ragione non vi sta bene quello che è stato detto qui, non sentite risonanza, non vi vanno bene quelle energie lì, vi consiglio di tornare all'inizio del video in modo da scegliere eventualmente un altro portale e vedere se vi risuona meglio. Se invece vi vanno bene tutte le cose, no? Tutte le energie, oppure magari qualcuna sì, altra no, va bene, e quindi non volete chiamare la vostra fiamma, non potete, perché non vi vanno bene ad esempio tutte e tre quelle energie, oppure vi va bene tutto, però nonostante questo non vi sentite di far passare, di chiamare la vostra fiamma da là e farla arrivare sul vostro piano fisico, va bene comunque, stoppate il video qui. Eventualmente potete anche riflettere e tornarci più avanti, fra qualche giorno, va bene, vedete voi, insomma, potete farlo benissimo. La vostra fiamma potrebbe o non arrivare affatto sul piano fisico per ora, oppure arrivarci in un altro modo, senza che voi la chiamate, va bene. Se invece, come dicevo, siete pronti, ok, per chiamarla, ecco, mettetevi tranquilli e adesso procediamo a questa mini meditazione, va bene, semplicissima, ok? Allora, ecco, chiudete gli occhi e portate una mano sul cuore e un'altra fra il cuore e la gola. Respirate lentamente, profondamente e rilassate. Cercate proprio di sentire il contatto con la vostra fiamma,
ora potete o continuare a tenere gli occhi chiusi visualizzando la scena che si presenta davanti a voi di questa lettura, di questo ambiente, oppure se volete potete aprirgli gli occhi e guardare il portale. La sagoma della vostra fiamma si avvicina. Vi sorride e attraversa questo portale. Vi viene incontro. Nei suoi occhi e nei vostri brilla una meravigliosa luce. Niente ora può impedire più il vostro incontro. La vostra fiamma vi abbraccia, vi stringe a sé, vi bacia. Sentite tutta l'energia del suo amore, sentite la gioia che fiorisce nel vostro cuore. Siete inondati da una luce rosata, bellissima e morbida. Siete insieme adesso. Siete insieme. Siete insieme. Ora con calma ritornate nel vostro spazio fisico e alle vostre normali attività, riaprendo gli occhi se li avevate chiusi. Ecco, sapendo che la vostra fiamma condivide adesso con voi ogni momento del vostro tempo, ogni esperienza sul vostro piano fisico, perché è già con voi, va bene? Ecco, apritevi quindi alla manifestazione di questo incontro, evitando di caricare emotivamente l'attesa, perché in realtà non c'è alcuna attesa, siete già insieme sul piano fisico, la vostra fiamma è già lì con voi, ok? Cercate di sentire quanto più fortemente potete nel vostro cuore questa situazione come veramente reale, perché è così che è reale, va bene? Ecco, e tornate alle vostre normali occupazioni. Se la mente dovesse mettersi in mezzo e cominciare a darvi fastidio, cominciare a far venire dubbi, e però sì, l'hai chiamata, ma magari poi non arriva, poi le cose possono andare male, non è detto che vadano così. Ecco, voi cominciate a metterla, a tacere la mente. Come? Distraendola, pensando ad altro, facendo altro, va bene? Non caricate, né emotivamente cercando di così di... Non, diciamo preoccupandovi ecco del fatto che siccome non vedete che arriva sul piano fisico, allora cominciano i dubbi, no? Si inserisce anche la mente, quindi poi le emozioni collegate a questi dubbi cominciano a parlare in voi, no? E quindi subentra la sfiducia, subentra il dubbio. No, lasciate stare, non è vera, non è reale quello che dice la mente. La mente mente, cercate di tenerlo a mente. Va bene, ecco, quindi restate aperti il più possibile a ricevere tutto il meglio e a far manifestare questa cosa, perché se restate aperti la vostra fiamma arriva, si manifesta sul piano fisico, va bene? Ricordate comunque che queste letture qua si fanno sempre in questo modo, cioè le cose che vengono dette qui sono quelle che sono più probabili, che possono accadere con più probabilità, dato le energie presenti adesso, data la condizione, in questo caso particolare, presente sia sul piano fisico che sui piani dimensionali superiori. Poi però esiste comunque sempre la facoltà che avete sia voi che la vostra fiamma che altri, no? Di far parlare il vostro arbitrio. Quello che qua viene è noto come libero arbitrio, d'accordo? Quindi potete cambiare idea, va bene, in ogni momento. Ecco. Quindi spero che la lettura vi abbia soddisfatto, che abbiate sentito risonanza,
che vi sia e vi sarà utile in futuro. Se desiderate farmi sapere come andranno poi le cose, vuoi con commenti pubblici sotto al video, vuoi magari contattandomi in privato, ecco, io ne sarò molto contenta. Bene, per adesso quindi io vi ringrazio della vostra partecipazione e della vostra attenzione, okay? E come sempre vi do appuntamento alla prossima volta. Un abbraccio di luce per tutti voi. Grazie e a presto.